come lei. Consiglieri, procediamo con l'appello, segretario. Buongiorno presidente, buongiorno consigliere. Buongiorno consiglieri. 13.07 di Liberti. Presente. Foggia. Marino. Presente. Ferro. Presente. Iacono. Assente. Reina. Assente. Calcara. Presente. Gilante. Presente. Randazzo. Presente. Scaletta. Presente. Russo. Presente. Arena. Presente. Giacalone. Presente. Giardina. Presente. Buonanno. Presente. Alagna. Presente. Caltagirone. Presente. Galuffo. Presente. Mineo. Presente. Coronetta. Presente. Grillo. Presente. D'Alfio. Presente. Abbagnato. Presente. Ippolito. Presente. 22 presenti. Il consiglio è regolarmente costituito. Primo punto è la nomina degli scrutatori: Randazzo, Foggia e Grillo. Primo punto all'ordine del giorno. Per cortesia consiglieri, un po' di silenzio. Variazione di bilancio, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267. Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Applicazione dell'avanzo accantonato, fondo contenzioso. Prego, dottoressa Marino, per relazionare sul punto all'ordine del giorno. Buongiorno a tutti. La proposta di oggi all'ordine del giorno è una variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo accantonato determinato in occasione del rendiconto 2023, per cui oggi in presenza di svincolo di queste somme per effetto di contenziosi che vengono ad chiudersi, liberiamo queste risorse che avevamo accantonato con una specifica indicazione nel registro del contenzioso che è stato opportunamente redatto a seguito delle direttive del 2021, per cui oggi il contenzioso in itinere di Eni, per cui era stata accantonata la complessiva somma di 1.700.000 e qualcosa, viene liberata della somma di 1.539.000 per effetto di una transazione che la giunta municipale ha approvato in accordo con Eni e con tutti i soggetti intervenuti nel contenzioso. Al fondo contenzioso era stata accantonata anche una parte per un contenzioso con un dipendente dell'ente, per cui la delibera del riconoscimento del debito fuori bilancio è già stata trasmessa alla Presidenza per essere trattata, e quindi in occasione di questa variazione di bilancio utilizzeremo anche queste risorse accantonate assegnate nei rispettivi fondi capitoli di bilancio pertinenti del bilancio di previsione 2024-2026. Grazie dottoressa Marino. Non vedo consiglieri iscritti a parlare. Sì, un attimo, ora segretario, possiamo procedere con la dottoressa Marino per gli atti. Dottoressa Marino, per leggere i pareri. Sulla proposta di deliberazione del Consiglio numero 56 del 24 ottobre 2024, oltre ai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi a firma della
della dottoressa Marino, dirigente del secondo settore, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale numero 48, ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio numero 56 del 24 ottobre 2024 e la prima commissione consigliare permanente, con verbale numero 67 del 30 ottobre 2024, ha dato all'unanimità dei presenti parere favorevole. Grazie segretario, possiamo procedere alla votazione. Ha chiesto di parlare il consigliere Gilante. Grazie presidente, giunta, colleghi consiglieri, cittadini all'ascolto. Intervengo a nome del mio gruppo, quindi DC e Noi Moderati, per dichiarare che noi ci asterremo da questo voto. Altresì volevo approfittare, caro presidente, per un fatto increscioso, a mio parere, che si è consumato. Consigliere Gilante, oggi abbiamo convocato un consiglio comunale urgente per i tempi ristretti, abbiamo questo atto. Se le deve intervenire sul punto dell'ordine del giorno, le do la parola. Se deve intervenire su altro, a brevissimo convocheremo un altro consiglio comunale e quindi avete assoluta libertà di esprimere il vostro pensiero. Quindi la prego, se non riguarda il punto all'ordine del giorno, di chiudere l'intervento. La ringrazio presidente, era soltanto perché parlare in assenza è una cosa veramente insomma scabrosa e non rispettosa di tutto il consiglio, quindi se proprio non si può, caro presidente, ne approfitterò al prossimo, spero a breve. Grazie, la prossima volta sarete tutti presenti, così potete liberamente parlare. Grazie consigliere. Grazie presidente. Consigliere. Aveva chiesto di parlare qualche altro consigliere? Ok, possiamo procedere alla votazione. Grazie presidente. Consigliere, ho aperto la votazione, consigliere Randazzo. Ah, come votazione già, ma ancora prima, va bene. Mi sembrava che doveva intervenire. Allora, Diliberti. Favorevole. Foggia. Astenuto. Marino. Favorevole. Ferro. Favorevole. Iacono. Assente. Reina. Assente. Calcara. Favorevole. Gilante. Astenuto. Randazzo. Astenuto. Scaletta. Favorevole. Russo. Astenuto. Arena. Favorevole. Giacalone. Favorevole. Giardina. Favorevole. Bonanno. Astenuto. Alagna. Caltagirone. Favorevole. Galuffo. Mineo. Favorevole. Coronetta. Astenuto. Grillo. Favorevole. D'Alfio. Favorevole. Abbagnato. Favorevole. Ippolito. Astenuto. Presenti e votanti, 15 favorevoli, 7 astenuti. Il consiglio approva per l'immediata esecutività? Sì. Diliberti? Favorevole. Foggia? Immediata esecutività, consigliere. Favorevole. Marino? Favorevole. Ferro? Favorevole. Iacono. Assente. No, 16 voti favorevoli, consigliere. Procediamo sì. Con... Iacono, abbiamo detto, assente. È assente. Reina. Assente. Calcara. Favorevole. Gilante. Astenuto.
Randazzo. Astenuto. Scaletta. Russo. Arena. Non ho sentito. Arena favorevole. Giacalone. Giardina. Favorevole. Buonanno. Alagna. Caltagirone. Galuffo. Mineo. Favorevole. Coronetta. Favorevole. Crillo. Favorevole. D'Alfio. Favorevole. Abbagnato. Favorevole. Ippolito. Favorevole. Voti favorevoli e 3 astenuti. Consiglio approva. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, recepimento legge regionale numero 9 del 27 luglio del 2023, articolo 38, adeguamento importi gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Prego il segretario per una illustrazione dell'atto. Sì, grazie Presidente. La proposta di deliberazione in questione segue quella della Giunta Municipale che con atto numero 160 del 23 ottobre ha proceduto ai sensi e per gli effetti della legge 13/2022 articolo 13,51 all'adeguamento delle indennità degli amministratori, e cioè del sindaco, del vice sindaco e assessori. A norma dell'articolo 38 della legge regionale 9 del 2023, i comuni testualmente potevano adeguare e possono adeguare dall'entrata in vigore della stessa legge, con oneri stavolta integralmente a loro carico, possono integrare i gettoni di presenza di cui al DM 119 del 2000 secondo due precise direttrici. La prima, il rispetto degli equilibri di bilancio e di sostenibilità. La seconda, testualmente, la legge prevede nei limiti delle variazioni percentuali che il singolo ente si è dato in attuazione del comma 51 dell'articolo 13 della legge sempre 13 del 22. A seguito di ciò l'ufficio proponente ha nient'altro che determinato l'incremento percentuale di cui trattasi, riferito chiaramente all'indennità del sindaco, che ammonta al 51,80%, applicando questa stessa percentuale al gettone di presenza del consigliere comunale, e riportandolo in aumento alla somma di 54,33, che è il limite, diciamo, oggetto della presente proposta, che è il limite di riferimento per la rideterminazione del gettone nei confronti dei consiglieri comunali per la presenza sia in aula sia nelle sedute di commissione, consigliari permanenti, nonché di quella statutaria. Quindi la proposta prevede di fissare la nuova misura del gettone di presenza con decorrenza dalla deliberazione, dall'esecutività della deliberazione, adeguando il suo ammontare, il suo importo coerentemente all'incremento percentuale già dato al nuovo aggiornamento dell'indennità del sindaco, e quindi aggiornandolo del 51,80%. E pertanto per un importo di 54,33. Grazie segretario, se può procedere pareri, anche alla lettura dei pareri. Sì, i pareri sono del dottoressa Lombardo, dirigente del primo settore, pareri di regolarità tecnica favorevole, di regolarità contabile favorevole, e la stessa proposta è stata soggetta alla richiesta di parere dei revisori dei conti, che hanno espresso parere favorevole in data
in data odierna. No, no. In data 28 del mese di ottobre, mentre la prima commissione in data odierna, con verbale numero 67, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti. Grazie segretario. Aveva chiesto di parlare il consigliere Randazzo. Grazie presidente, giunta presente, colleghi consiglieri comunali e soprattutto cittadini, perché a loro mi rivolgerò in questo intervento. Presidente, intanto mi consenta di fare due piccoli accenni brevi, ma veramente brevi, su due piccole questioni. Lo dico per lo spirito di sopravvivenza civile. Consigliere, quello che ho detto poco fa al consigliere Gilante vale per lei. Dico, la prego di attenersi sul punto all'ordine del giorno. Non mi costringa. Lo spirito di convivialità, di cordialità e di collaborazione che si sta dimostrando su quest'atto deliberativo credo che non debba essere vanificato con entrate a gamba tesa a casa degli altri. Attenzione, io non ho nessun interesse a difendere altri partiti, movimenti e tutto, però io credo che nel momento in cui si professano determinate cose in Consiglio Comunale bisogna essere conseguenziali, a maggior ragione se anche alla luce dell'immediata esecutività questa opposizione oggi, ieri e l'altro ieri è sempre andata in soccorso della maggioranza sull'approvazione, offrendo i propri numeri, di atti fondamentali per questa parte politica. Fino a questa mattina mi risulta che il parere dato sul primo punto all'ordine del giorno, se non fosse di peso dai colleghi consiglieri comunali che stanno alla mia sinistra, oggi avremmo avuto magari un parere negativo. Quindi questa metodologia politica, e penso di capirne anche qual è la matrice, caro Presidente, non mi appartiene e la contesterò sempre. Cosa ben diversa se da questa parte arrivano bazooka di opinioni totalmente difformi a quello che si dice qua. Ci può stare che nella dialettica politica si dica altro, ma oggi il dato di fatto è questo, che a turbare la serenità di un Consiglio Comunale non è stata questa opposizione. Detto questo, Presidente, ogni atto politico e amministrativo, Presidente, va preparato. E non mi riferisco al solo ragionamento burocratico, mi riferisco soprattutto a seminare un percorso politico che poi porta a un ragionamento, che poi porta all'approvazione di una delibera. Quante volte vediamo, fino a poche settimane fa, che un ministro della Repubblica va in conferenza stampa e illustra ai cittadini la proposta di finanziaria del governo nazionale. Questo a cosa serve? Affinché i cittadini metabolizzano quello che sceglie un governo, magari si apporta qualche modifica col confronto con i partiti, con le parti sindacali, e poi si arriva a un testo diverso. Beh, oggi purtroppo questa cosa non è stata fatta. Io intervengo per questo, perché sento di farlo alla luce del rapporto schietto e sincero che ho con i miei elettori, e credo che sento di farlo anche per quei consiglieri comunali che magari domani mattina hanno difficoltà a andare, non a spiegare, a giustificare una scelta rispetto alle altre. Quindi mi permetto di rompere il silenzio su quest'atto deliberativo solo per questo. Ora, il sindaco è andato in televisione e ha spiegato, in maniera devo dire semplice, che un sindaco non può permettersi di fare il sindaco a determinate condizioni, perché sappiamo tutti che in territori complessi, specialmente litigiosi dal punto di vista politico, tu fai il sindaco per 10 anni e poi stai altri 15 anni a occuparti con i tuoi avvocati dei processi che ne derivano per le scelte amministrative che hai fatto. Io ho esempi lampanti, ho amici personali che hanno fatto il sindaco in territori limitrofi, che hanno avuto studi professionali da fatturati di capogiro 300-400 mila euro, salvo poi vedere sciogliere il proprio comune senza alcuna colpa, senza nessuna condanna, e trovare la propria attività lavorativa, sortendo qual è il risultato, vero Presidente? Di andare a lavorare fuori. Ora dice uno, la politica è servizio. Sì, la politica è servizio, e per la politica essere servizio dobbiamo mettere in condizioni la classe politica, al di là delle debolezze che ognuno di noi può avere, di essere immune da qualsiasi condizionamento.
Ora, in Italia c'è stato nell'ultimo decennio, a causa di una nota forza politica del Movimento 5 Stelle, non mi nascondo a dirlo, un sentimento ingrato, ingiustificato, contro tutta la classe politica, portando a risultati devastanti. Uno di questi, la riduzione dei parlamentari e dei senatori. Grazie a quella scelta voluta sul sentimento antipopolare contro la politica, il risultato sapete qual è stato, cari cittadini? Che oggi, tagliando questi parlamentari, i seggi di Camera e Senato sono ad esclusivamente disponibilità di coloro che hanno i soldi, di coloro che fanno parte dei grandi centri, in questo caso Palermo e Catania. Quindi, per tradurla in breve, se domani il consigliere Randazzo vuole ambire a diventare deputato o senatore, se non dà 200.000 euro di assegno a una segreteria di partito non lo può fare, a meno che non crea quelle strategie sul territorio con determinati poteri, con determinati colletti bianchi, per affinché può diventare deputato o meno. Questo accade a causa di quelle leggi. Stessa cosa dicasi per le province. A causa delle scelte scellerate delle province abbiamo le scuole pericolanti, un ponte che sta cadendo e tutte le strade provinciali che sono in totale dissesto, creando disagio coi cittadini. E arriviamo fino agli amministratori locali. Questo sentimento di antipolitica lo dice l'ANAC e lo dicono numerosi istituti che si occupano di statistica, di tagliare la testa a quelle che sono le indennità di sindaci, assessori, consiglieri comunali, ha portato a un aumento dei casi di corruzione negli enti locali, caro Presidente. Cosa voglio dire? Vuoi giustificare la classe politica? No, voglio dire che in Italia dobbiamo smetterla di essere ipocriti, dobbiamo smetterla di avere un atteggiamento che porta a sanzionare o a, no, a normare o a legiferare per l'ultimo episodio che ha fatto scalpore. Quindi in Italia non si fanno più le leggi con principi astratti e generali, mi insegna l'avvocato Eppolito e l'avvocato Ferro, si fanno le leggi per i casi particolari. Invece è al contrario, bisognerebbe preoccuparsi che le leggi vengano rispettate e irrogare sanzioni esemplari a chi ruba nelle amministrazioni pubbliche. Per venire al ragionamento di oggi, oggi l'amministrazione ha deciso di adeguarsi a una norma che ha una parte di finanziamento dello Stato e della Regione siciliana, innalzando le proprie indennità. Ogni amministratore con propria coscienza decide se la mattina venire ogni mattina alle 8 al Comune o non venire mai. Ma questi, Presidente, non sono ragionamenti che attengono all'indennità, sono ragionamenti che attengono alla sensibilità dell'elettore. Se domani mattina un amministratore che prende 6.000 euro al mese e se ne frega del bene pubblico e del comune, che non viene al comune, tutto il problema non è della legge che lo deve gratificare economicamente, il problema è del cittadino che lo vota. Per dire, oggi noi adeguiamo a quella legge anche il gettone di presenza, ma i cittadini devono sapere che mica ci siamo aumentati lo stipendio. I cittadini devono sapere che la norma regionale, la legge 30 del 2000, articolo 19,4, dice che i consiglieri comunali percepiscono il 30% massimo dell'indennità del sindaco, che sono 1.800 euro lordi. Se lo fai con un gettone a un euro o un gettone a 200 euro, poco importa, non lo puoi superare quel limite. Quindi, in termini di bilancio, il comune di Mazara, che aveva stanziati per il consiglio comunale della classe politica 1 milione di euro, da oggi e per sempre avrà 1 milione di euro, e comunque sia il caso di adeguamenti, aumenti o meno del gettone di presenza non ha mai riguardato il consiglio comunale di Mazara. Perché ricordo, io che siedo qui dal 2014, che sono entrato con un gettone di 92,60 euro. Poi ci hanno detto lo dovete abbassare perché l'ha detto la norma e siamo arrivati a 80 euro. Poi ci hanno detto c'è l'adeguamento Istat al contrario, bisogna portarla a 70. Poi ci hanno detto è arrivata la Corte dei Conti, dice che dobbiamo adeguarci a 36 euro. Abbiamo sempre fatto quello che le norme in vigore al momento ci hanno detto. E questo è il frutto del ragionamento che ha portato oggi ad adeguarci tanto quanto si è adeguato in termini percentuali il sindaco. Poi volete la mia opinione personale? Io ho fatto parte dell'ANCI, ho anche depositato una proposta di legge alla Commissione Affari Istituzionali dell'ARSE che se n'è infischiata, dove dice, sentite cari deputati, lo sapete che un consigliere comunale comunque vada
quando prende il gettone, spesso e volentieri non costa solo il gettone, costa i rimborsi al datore di lavoro. E se tu tieni un consigliere comunale bloccato, perché è giusto presenziare, io sono per essere sempre presente in commissione, in consiglio comunale, aumentano i rimborsi al datore di lavoro. Quindi due sono le cose, caro legislatore: o aumenti il gettone il più possibile in maniera tale che riducono le uscite per l'ente, o se no fate una cosa semplicissima, fate l'indennità di funzione rivalutata col gettone di presenza, ovvero tu prendi 1.000 euro ogni volta che ti assenti, caro consigliere comunale, io ti tolgo l'importo equivalente a un gettone. E credo che questa sarebbe la misura più equa e giusta per gratificare la classe politica e commisurare allo stesso tempo l'impegno della classe politica rapportato all'indennità che ognuno percepisce. Quindi, cittadini, domani mattina state attenti a chi lancia messaggi fuorvianti, perché lo hanno fatto tutti i comuni e non è una giustificazione. Dovete stare più attenti a quello che si fa in quest'aula. Andate sul sito del comune di Mazara del Vallo, perché è vero che la classe politica è assente per 5 anni, ma anche gli elettori non sono da meno, caro Presidente. Gli elettori ti votano e per 5 anni scompaiono, e poi l'ultimo mese prima delle elezioni tirano giudizi senza aver mai partecipato o aver avuto mai un atteggiamento costruttivo di informazione nei confronti di quello che produce un consigliere comunale. Da domani mattina dovete fare semplicemente una cosa, cari cittadini: dovete andare sul sito istituzionale, cliccate sulla classe politica, sulle attività del consiglio comunale, ci sono tutti i verbali delle commissioni consigliari nonché le registrazioni dei consigli comunali. Lì dentro vedrete se questo gettone e se questa indennità, supportata anche da fatti oggettivi, parlando con gli uffici, con la classe politica, su chi viene solo per votare e va via, su chi non interviene mai, vedete chi produce e non produce, perché il problema dell'indennità non è quanto, il problema è chi produce, chi ha meritato i vostri voti e chi non li merita. E questo è il ragionamento che deve portare avanti l'elettore. Quindi io ringrazio tutto il Consiglio Comunale, perché questo ragionamento è stato frutto di una condivisione totale in conferenza di capigruppo con tutti i consiglieri comunali. Abbiamo fatto questa scelta, l'abbiamo portata avanti rispettando la legge. Io sono spregiudicato per natura, non ho timore di nulla, sarei andato oltre, lo dico perché ho un rapporto franco con gli elettori. La classe politica va pagata, però l'elettore deve imparare che la classe politica va anche punita, e l'unico sistema di punizione è non votando chi non produce nulla. Grazie Presidente. Grazie consigliere Randazzo. Non ci sono altri consiglieri iscritti a parlare. Prego segretario, procediamo con la votazione. Di Liberti. Favorevole. Foggia. Favorevole. Marino. Favorevole. Ferro. Favorevole. Iacono. Assente. Reina. Assente. Calcara. Favorevole. Gilante. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Scaletta. Favorevole. Russo. Favorevole. Arena. Favorevole. Iacalone. Favorevole. Giardina. Favorevole. Buonanno. Favorevole. Alagna. Favorevole. Caltagirone. Favorevole. Galuffo. Favorevole. Mineo. Favorevole. Coronetta. Favorevole. Grillo. Favorevole. D'Alfio. Favorevole. Abbagnato. Favorevole. Ippolito. Favorevole. Unanimità con soltanto 2 assenti non votanti. Il Consiglio approva. Per l'immediata esecutività? Sì. Ad unanimità dei presenti, sì. Scusate, la votazione per l'esecutività del... Allora, per l'esecutività, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi è astenuto lo dichiari. Approvato con la stessa votazione, 22 su 22 presenti. Ok, approvato all'unanimità anche l'esecutività. Sì. Va bene.
Io ringrazio i consiglieri, abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, alla prossima volta. Buona giornata.